Venturiello, una battuta del resto pesante da analizzare nei minimi aspetti, ma subito bisogna metterla da parte questa amarezza. Beh, certo, sicuramente non eravamo venuti qua per prenderne così tanti. Cioè, la partita la volevamo giocare a viso aperto. Il Potecora è una squadra certamente attrezzata e si vede che deve fare tanto in questo campionato. Loro ci hanno messo sotto da subito e la partita gli si è messa bene dopo neanche 15 minuti, quindi per noi è stata difficile. Certo, Ecco, noi ripartiamo da martedì con questo recupero con lo United e abbiamo sicuramente voglia di riscatto, quindi questa sconfitta la metteremo da parte, forse è già stata messa da parte, ecco, magari dopo la doccia passerà la botta presa da Potecora e torneremo ad Aprilia martedì con un altro piglio. appunto, si torna in campo per questo importante recupero contro un'altra squadra ben dotata proprio in tutti i suoi reparti, ma un bilancio di questo oggi non è di andata. Dicevi, manca ancora una partita al girone d'andata, peraltro con forse un'altra squadra attrezzata per vincere il campionato. Io penso che il nostro girone d'andata sia più che positivo, 25 punti, manca ancora una partita e ovviamente non molleremo dal primo al 60esimo, quindi chissà magari anche 28 o 26. Ma in ogni caso, anche se saranno 25, sarà un girone d'andata senza dubbio positivo. Secondo me l'Accademia ha un organico per divertirsi ogni sabato ed è importante fare anche i punti. Ne abbiamo qualcuno in più rispetto a squadre che magari dovevano essere forse un po' più blasonate o che hanno giocatori di blasone, per cui affronteremo il restante girone di ritorno magari uguale, se non meglio, del girone d'andata.